Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci ritroviamo su Dragon Quest 11 perché innanzitutto mi scuso per il video scorso dove non si sente l'audio del mio microfono, ma ho avuto un problema per quanto riguarda la codifica dell'audio appunto registrato dal microfono che è andato in contrasto con quello del gioco e praticamente ho dovuto necessariamente eliminare la mia audio del microfono per evitare che il file si corrompesse. E quindi è un video dove praticamente abbiamo fatto semplicemente l'ultima sfida che ci poneva il nostro paladino e poi successivamente il nostro Tristan e poi successivamente abbiamo craftato un pochino, abbiamo fatto delle side quest, ho fatto un pochino di qua e un pochino di là giusto perché appunto sono andato a craftare tutti gli oggetti finali, tutte le armature finali dei nostri personaggi. Per cui mi sono messo a farmare, mi sono messo a cercare quegli oggetti in particolare, eccetera, eccetera. Adesso ovviamente vi farò vedere tutto. C'è una cosa che devo anzitutto specificare, il fatto che non ho registrato alcune parti dove ci sono stati dei piccoli filmatini, ma perché fanno parte di una, diciamo, di una cosa secondaria, cioè non è parte della storia principale, ma è un qualcosa che vi permette di ottenere la spada finale. Che ovviamente adesso vi farò vedere e vi dirò anche come ovviamente ottenere i materiali. Partiamo dall'equipaggiamento con la spada della luce suprema che ho craftato ovviamente per il nostro protagonista, spada della luce suprema che si ottiene con una lama sovrana, una spada della luce e poi i materiali che abbiamo trovato in giro durante le nostre esplorazioni. Ora, come si fa ad ottenere la spada della luce e la spada è la lama suprema? Semplice, se vi ricordate, io non so se ve l'ho fatto vedere in un video o l'ho fatto per conto mio, praticamente a caldo c'è un tizio, un signore vicino al fabbro che praticamente vi chiede un pezzo di oricalcum. Chiedendovi questo pezzo di oricalcum è disposto a pagarvelo ben 25.000 pezzi d'oro. Accettate l'offerta e vendetegli l'oricalcum. Una volta venduto, passato un po' di tempo, avrete la possibilità di acquistare al negozio oggetti appunto la lama sovrana, che vi costerà all'incirca 35.000 monete d'oro. Quindi la comprate e ve la tenete. Mentre invece per fare la spada della luce, quella normale, perché noi abbiamo la super spada della luce e la spada della luce suprema, mentre invece la spada della luce normale l'abbiamo praticamente sacrificata, tra virgolette, per creare appunto questa spada. Si ottiene con il martello, come abbiamo fatto nella vecchia run, però questa volta non ci verrà dato dal sultano, ma dovremo vincerlo tramite le gare dell'ippodromo di Galoppoli. Sono estremamente semplici, quindi non avete assolutamente bisogno di perderci tempo, io l'ho fatte tutte in una volta, tranquillamente, senza problemi, per cui andate dritti e vincete tranquillamente le gare fino a quando vincerete il martello. Successivamente dovrete ottenere la chiave della fucina che si sbloccherà in questa fase del gioco, quindi proprio verso la fine del gioco, dove praticamente la sacerdotessa Rika, che stava all'interno del tempio, praticamente abbandona il villaggio e nessuno sa dove è finita. A quel punto potrete entrare all'interno del vulcano e trovarla dove abbiamo sconfitto il drago nella nostra vecchia run. Così facendo avrete la possibilità di salvare sia la sacerdotessa che il figlio, dando la vostra luminescenza che noi abbiamo trovato, non mi ricordo, comunque nelle fasi finali del gioco abbiamo trovato questa luminescenza. Trovando appunto questa luminescenza li salviamo entrambi e ci verrà consegnata la chiave della fucina leggendaria. Una volta arrivati alla fucina leggendaria ci basterà avere un pezzo di oricalcum che si ottiene dal campo da battaglia ovviamente e con il martello che appunto abbiamo e la fiamma sacra che abbiamo ricevuto craftiamo la spada della luce. Una volta ottenuti questi oggetti li uniamo in forgia insieme agli altri materiali e otteniamo la spada della luce suprema. Io già l'ho portata a più 3, quindi tanta roba. Poi seconda spada, la spada Hypernova, che è una delle armi più forti, è la seconda spada più forte probabilmente, perché lo equipaggeremo così per la sfida finale il nostro eroe, anche se molti ho visto li ho visti con lo stocco brillante, che ovviamente dà un attacco di 876 con la probabilità addirittura di parare dell'11%, ma
se consideriamo il fatto che questa è una spada a una mano ed ha d'attacco 708 più 477 dell'altra mano, arriviamo decisamente oltre i 1000. Quindi tantissima roba. Poi il diadema di Darius che ho portato al più 3, la tunica di Darius che ho portato al più 3, e poi ovviamente collare da battaglia e la fascia del potere che aumenta l'attacco. Sinceramente vorrei craftare un'altra collare da battaglia in modo tale da aumentare anche un po' la difesa. Però non lo so, vediamo, magari se voglio fare un new game, non new game, un finale proprio dove sono tutto al 100%, allora vabbè, è un altro discorso. Ovviamente l'ho portato al livello 99, quasi tutti i personaggi sono al 99, ne mancano giusto un paio, ma perché a me interessava portare solo lui come protagonista al livello 99, gli altri non mi interessa più di tanto. Jade con la lancia di Demonias, craftato ovviamente come arma finale, già al più 3. E poi fermacapelli di Xellon e l'abito di Xellon, che sono gli equipaggiamenti finali della nostra principessa guerriera. E poi guanti della Marchesa e coda del demonio per aumentare un pochino la destrezza e la difesa. Destrezza è importante perché mi permette di attaccare prima rispetto agli altri e quindi avere una sorta di vantaggio tattico. Eric invece con la sciabola infernale e la spada tempestosa, che come potete vedere hanno un discreto valore d'attacco che ci porta oltre i 1100. Copricapo del re dei pirati, che l'abbiamo ottenuto completando una side quest a Porto Trinacrio, quindi vi consiglio di andare appunto a Porto Trinacrio, comunque andare in tutte le città, vi ripeto, per fare le side quest che vi ho detto nelle scorse puntate. E il soprabito dei re dei pirati, che si può comprare a Roccapietra quando avrete reclutato tutte quante le persone, quindi il villaggio sarà nuovamente aperto alla popolazione e avrà un nuovo commercio. Delcan, il suo amico ex ladro, praticamente si trasferirà lì a Roccapietra e vi venderà tutti gli oggetti che volete, tra cui anche interessantissima la pimpa fiala, che è praticamente un oggetto che utilizzato rende tutto il party automaticamente pimpante, quindi tanta roba. E poi cintura titanica e tatuaggio da duro, giusto per avere un po' più di potenza. Successivamente Sylvian, abbiamo craftato la sua arma finale, ovvero la Shamshir, gliene ho craftate addirittura due, guardate quanto sono spettacolari, dove appunto c'è questo fascio di luce che ricopre queste lame, quindi bellissime. E poi il diadema di prima donna, che non è completo da diva, ma è un altro, ancora più forte, diadema di prima donna e il completo stellare, quindi equipaggiamento finale anche per lui, con cresta di drago più 3 e il bracciale d'oro più 2. Serena invece, difensivissima, una sorta di tank curativo magico, dove abbiamo cura magica addirittura 855, equipaggiata con lo scettro del tempo più 3, che è appunto lo scettro della vecchia Serenica, il Diabolos, lo scudo che abbiamo trovato all'interno di The Dungeon, che praticamente è in grado di bloccare gli incantesimi lanciati dai nemici, quindi lei non subirà, o comunque non so se tutto il party o lei solo, non subirà praticamente attacchi magici o alterazioni di status, perché con lo scettro del tempo abbiamo la benedizione Andetra si chiama, mi ricordo, una cosa del genere. Poi ovviamente il diadema di Serenica, il completo di Serenica, che devo portare a più 3 effettivamente, insieme al copricapo dei pirati. Quindi mi sa che adesso lo faremo un attimo insieme, o farò un taglio, vediamo, deciderò poi sul momento. L'anello dello stregone è stregone, giusto per aumentare la cura PM, che per lei sono fondamentali. Mentre Hendrik, invece, come potete vedere, abbiamo l'ascia galattica, quindi arma finale anche per lui. L'ascia di Apollo, l'elmo di Tristan, l'armatura di Tristan, il tatuaggio da duro e le calzature del fedel maresciallo, che gli aumentano un po' i PV, gli aumentano la difesa, agilità, eccetera, eccetera, rendendolo praticamente un offensivo, ma al tempo stesso anche veramente un ottimo tank. Veronica con la verga dell'Aurora, che praticamente è l'arma finale con potenza magica addirittura 978, poi la corona dell'eternità, la veste dell'eternità, che sono il set finale per quanto riguarda lei, la pietra stelionesca e gli occhiali da studioso, che gli permettono di aumentare un po' la potenza, la cura, quindi tanta roba. Rab invece, bastone di magma, che gli aumenta la potenza. Lui è quello più bilanciato tra potenza e cura, forse è quello più bilanciato. Peccato che la sua difesa purtroppo scarseggi un pochino, infatti subisce parecchi danni e non mi permette di utilizzarlo fisso come membro del party finale. Poi la corona di Apollo e il pallio potente, che sono appunto il duo del set del Dio del Sole, quindi equipaggiamento finale
anche per lui, e poi ciondolo della farfalla e occhiali da studioso per aumentare un po' le statistiche. E quindi questi sono i miei personaggi al momento. Come parti finale, adesso lo faremo insieme, sceglierò questo, ovvero il nostro lucente Jade, Eric e Serena. Serena mi è utile perché buffa, debuffa un pochino scambiandosi di posto con Veronica, e poi successivamente mi permette addirittura di curare in grandissime quantità. Hendrik lo potrei sostituire nel momento magari di un momento di difficoltà, perché si trasforma in un tank che praticamente si concentra ad avere a ricevere l'aggro del nostro avversario. Quindi per un paio di turni potremo far attaccare Hendrik con una difesa altissima che gli permetterà di parare qualsiasi colpo, mentre posso curare l'intero party. Silvian è un supporter neanche eccezionale, però può darci una mano. Forse quella che non utilizzeremo alla fine sarà sicuramente, penso, Veronica, se non debuffo l'avversario, o Rab. Loro due saranno gli unici che forse non utilizzeremo per niente. Per cui abbiamo il nostro party, ho sbloccato ovviamente tutte le griglie di abilità con tutti ormai, quindi direi che siamo pronti effettivamente per andare verso la fine. Ma prima diamoci un attimo di relax, rielaborando il copricapo dei pirati di Eric, insieme alla sua armatura ovviamente. Portiamola a più 3, giusto per una sorta di completismo. Quindi facciamo una doppia battitura ardente, così nel frattempo vi faccio vedere anche i trucchi che potete utilizzare per avere dei risultati più efficienti all'interno delle forge, perché ovviamente la forgia è una buona parte dei vostri guadagni per quanto riguarda la lotta. Benissimo. Qua mi servirebbe un bel colpo da maestro. Ok, sono tutti dimezzati. Beh, dovrei riuscire ad essere con perfezione, credo, perché comunque sono molto vicino. Sì, esattamente. Quindi il primo portato a più 3, ovviamente rielaborandolo l'oggetto, diciamo è più malleabile, nel senso i colpi non è come la prima volta che lo craftate, quindi riuscite comunque a gestire un po' meglio il crafting, ottenete qualche danno in più. Ecco perché magari vi consiglio sempre di craftarle all'inizio e poi successivamente di rielaborarli, in modo tale da avere comunque una percentuale abbastanza alta. Vedete, già qua stiamo iniziando a fare dei numeri interessanti, perché lì già sono praticamente arrivato, e infatti, quindi adesso andiamo di battitura duplice qui. Udio, ok, benissimo. Adesso qua non la posso andare anche di triplice per ora. Benissimo, colpo da maestro. Facciamo una bella bibattitura quadrupla e la portiamo a più 3. Lì siamo fuoriusciti un pochino dalla zona di perfezione, ma l'importante è che siano la metà più 1 o la metà, non mi ricordo di preciso, ma credo che la metà, almeno con la barra gialla. Quindi in questo caso abbiamo un'altra perfezione. Ci tengo a farvi vedere il crafting, perché in determinate situazioni avere un oggetto craftato bene, quindi con le statistiche giuste, vi può letteralmente cambiare il match. Quindi vi può cambiare proprio completamente il gioco, no? Alcune fasi dove magari siete bloccati, se vi craftate l'oggetto in maniera dignitosa, con delle statistiche buone, sicuramente riuscirete a gestire meglio la situazione. Quindi qua andiamo solo di una battitura normale. Ok, qui andiamo di battitura duplice, qui pure, ottimo. E adesso colpo da maestro e chiudiamo a più 3. Una volta che sbloccate il colpo da maestro, comunque il crafting diventerà veramente una passeggiata, quindi basta fare come me, quindi arrivare praticamente alla zona limite
dove non dovreste più eccedere per fallire il craft. Poi utilizzate il colpo di genio, una bella battitura quadrupla o bibattitura quadrupla quando ovviamente la otterrete, e siete praticamente perfetti per craftare il vostro materiale come meglio credete. Quindi anche qua facciamo una bella battitura ardente, aumentiamo la possibilità di fare il critico. Ecco, vedete già qua come ci siamo avvicinati. Bene, colpo di genio, io direi che me lo posso risparmiare. No, battitura duplice qui. Benissimo, facciamo un bel colpo da maestro. Perché là comunque già vedete, ho oltrepassato la zona di perfezione, quindi tanto vale sfruttare quelle che ho attorno. Ne ho fatte praticamente quasi tutte perfezione, quindi il prodotto sarà perfezione, ovvero più 3. Ottimo, quindi adesso più 3 anche per lei. Andiamo a modificare anche, se non sbaglio, Cendric, che devo modificare. Sì, Cendric e basta praticamente. Diciamo che le altre armi non le sto modificando, non le sto facendo, perché io ritengo di essere abbastanza preparato per il boss finale, dato che oggi praticamente stiamo facendo una puntata dove ci stiamo preparando per lo scontro finale, e ovviamente vedremo anche lo scontro finale, ci mancherebbe. Quindi battitura triplice qui, battitura triplice qui e battitura triplice qui. Battitura duplice qui, anche qui e anche qui. Colpo da maestro, bibattitura quadrupla e andiamo a chiudere il primo elmo a più 3. Nel momento in cui veramente sbloccate il colpo da maestro, ragazzi, il crafting diventerà una passeggiata. Basta che avete, diciamo, gli strumenti giusti. Chiuderete praticamente tutti gli oggetti a più 3 sempre e comunque, anche perché avrete tassi di concentrazione elevatissimi, per cui non credo vi ritroverete con dei problemi, assolutamente. Per cui, battitura ardente per 2, così aumentiamo i critici. Che, come potete vedere, comunque, come, diciamo, come danno, se possiamo chiamarlo così tra virgolette, facciamo pochino. Che comunque si vede 30, 40, 30, quindi diciamo non sono dei numeri eccezionali. Però appunto queste armature vi richiedono questa sorta di sacrificio, se così possiamo dire. Allora, qua una battitura duplice la posso fare. Ora, per quanto riguarda il colpo da maestro, io direi che ne approfitto e la faccio qui. E arrivano nel frattempo email. Quindi qua andiamo di battitura del fulmine, proprio così, guarda, proprio piano piano, oppede. Oh! E l'abbiamo fatto tutta completamente perfetta. Quindi direi ottimo. E anche questa l'abbiamo portata al più 3. Quindi, adesso che abbiamo tutti equipaggiati al più 3, facciamo l'ultimo salvataggio del nostro gioco, perché ormai ci siamo. Siamo praticamente alla fine, con un tempo di gioco di più o meno 100 ore. Siamo a 91 ore e 36. A 100 ci potrei arrivare se voglio portare tutti gli equipaggiamenti a più 3, tutti gli equipaggiamenti... Cioè, voglio fare proprio il perfezionista al 100%, portare i personaggi tutti al 99%, quindi diciamo che questo potrebbe effettivamente farmi perdere quelle ultime 10 ore, per cui un 100 ore di gameplay completo con tutto quello che c'è da fare direi che può essere più che sufficiente.
Ho solo un'ultima curiosità, ovvero il fatto che ho due side quest che ancora sono bloccate e volevo vedere se effettivamente adesso sono sbloccate. Quindi, vicino alla statua di Darius a Celestia c'è una fanciulla appartenente all'antico popolo con le idee molto romantiche. Mentre invece questa non posso ancora accettarla. Per cui facciamo una cosa. Visto che adesso mi si sono sbloccate queste side quest, io faccio un piccolo taglio. Le completo se riesco a completarle e ci rivediamo nel momento in cui affronteremo il nostro boss finale. Allora, eccoci qui pronti per la sfida finale. Ho una side quest che non mi si è sbloccata, o perché l'ho persa completamente, o l'ho persa definitivamente. O magari si sblocca dopo il finale, magari è un qualcosa che ti danno per perdere un altro pochino di tempo dopo. Non ho la più pallida idea, però per il momento, dato che non mi ci posso cimentare, andiamo subito verso la parte finale e andiamo a vedere cosa c'è in quest'astro di Darius. Ovvero andiamo a vedere questo Calasmos. Siamo entrati. You have come. Eccolo. I Zenosano. am Kalasmos. Radiating. Yggdragon begat Yggdrasil. To even hope to best such a foe may seem pure folly. Can we really do this? Oh, honey, you better believe we can. We'll win, all right! He won't know what hit him. Well, laddie, this is it. It's time to... Here it comes. Come Final Fantasy 9 simile, vi ricordate contro Travia quando praticamente ci fanno salire, no, per affrontare il boss finale? Una sorta di richiamo molto simile. Carino. Come, children of light, give yourselves to darkness. Si comincia. Eccolo, si avvicina Calasmos. Allora, cominciamo subito con un bel anche le braccia che dobbiamo sconfiggere. Ah. Oh.
We'll soon have that patched up. Grande. Tanta roba. Però comunque l'artiglio è già... Avete visto? È alla vita gialla. Quindi... invece di questo qua, provo a fare... questo, vediamo come va. Ecco, già decisamente meglio, credo. No, no, no. Cacchio. Dai, non ero convinto attaccasse prima Serena. Così è... Let me at him! We'll soon have that patched up. Taglio alto, no, qual era? Ecco, acrobascia. Hey! Who? Huh? Ha! Ridorme. Buono, è l'artiglio. Si va a fare una passeggiata. Tu invece, ecco, dalla paralisi e dall'avvelenamento. E gli fa recuperare 90 PV. Quindi assolutamente a Serena. Però la difesa magica è calata tantissimo. Io qua sono costretto a fare una omnicura. We'll soon have that patched up. Sì, qua sono quasi costretto. Perfetto. Bene.
Bello. Va bene. Io qua posso tranquillamente fare così. Hanno una difesa allucinante quelle. Buono. Assolutamente buono. Qui facciamo così, vediamo come va. Not bad, not bad. Vediamo qua cosa. Meglio la danza delle spalle. Ovviamente. Prepara a rigenerarsi. Non ci credo, si è riportato in vita il braccio. We'll soon have that patched up. Stiamo scherzando? Però sono con la vita gialla, quindi diciamo li riporto in vita, ma non al top. Sì, gli leva pochissimo. Oh, dannazione. Allora, tu vai di qua. Bene. Quindi fuori anche il cannone. Incantesimi, tu fai una bella multicura. Così ci riprendiamo. Allora, come danni non è particolarmente pesante, nel senso, sì, fa danno ma non critici, o comunque non in maniera abbastanza evidente, ecco. Bene, sta morendo. Ecco, quando sono questi attacchi già, diciamo, singolarmente fa molto danno. Singolarmente sì, fa molto danno. Vabbè, qua penso che... Benissimo. Quindi adesso concentriamoci sul pezzo forte. Resistenza magica... No, allora qui. Beh, aumentiamo un pochino. Finché sono questi attacchi a gruppo, va benissimo. Huh? Huh? Oh. Ah.
Keep up. No, maledizione. Non ci voleva. Madonna, mancava, ma che... Beh, qua dovevo curarmi necessariamente. Ah, è sotto illusio. Ecco perché. Madonna. Vai Eric, facci vedere cosa sei in grado. Quindi possiede una maschera. Ah sì, effettivamente l'avevamo visto noi il volto. Barriera magica, ecco. Alcun effetto. Oh oh. Con lei devo... Cerchio della rovina... No. Con lei devo necessariamente cavarla di festa. Però mi sa che non subisce effetti. Ci devo provare un'ultima volta. Non muore. Madonna. Meno male che ha attaccato lui. Se attaccavo qualcun altro moriva, lo shottava. Bene, l'artiglio di nuovo fuori. Può fare due azioni per turno.
Cosa stavo? Oh oh. Beh, già stanno morendo. Sorry. Niente, mi sa che non subisce effetti. Is it my turn? Non mi piace questa cosa. Buono. Direi che era il giusto. Qui tu devi assolutamente curare tutti, che Serena purtroppo non si poteva muovere. Jade, mi ero scordato tra l'altro che si era addormentata. Poi non ci pensavo più. Facciamo così. Bene, tu puoi fare ancora due azioni, per cui approfittiamone. Una. No. Ah, vabbè, questo turno allora mi conta ancora. Benissimo. Grande Jade. Attacco, questo trovo, il taglio troppo poco. We'll soon have that patched up. Va bene così. C'è giusto il giusto ora che mi ero potenziato. Aia. No, giusto giusto la maledizione, ora no però. Qua la vedo brutta. Se non attacca dopo è un casino. Meno male.
Ha già la vita gialla però, attenzione. Attenzione, questo potrebbe essere interessante. Erba medicinale, pimpa fiala, legge stimolante. No, tu non hai nulla di interessante come me. Tutto. Taglio. Questo è stato un bel colpo. Questo. Qua dobbiamo dare tutto quello che abbiamo. Ooh. Huh? Ha! Ha! Ha!
I hope this helps. Woo! I'll show you how it's done. Stay down. Ce l'abbiamo.
It's over. It's really over this time. What began with Erdwin and his companions? What are you looking so serious for? I get it. You're thinking of her, aren't you? Well, what are we waiting for? Selenia. You have succeeded. That art thou? Ho fatto diventare lei, certo, così può tornare nel tempo. Thou wouldst have me. Thank you, Luminary. I hope she finds him. She just disappeared. Why can't I shake the feeling this has all happened before? Ancora. Thank you.
qui scusate, avete visto un taglio. Vediamo come finisce questa storia, perché mi pare che qua it's so nice to see you again. It feel now, let's get down to business, shall we? We've been worried that your life might be lacking purpose. Do you remember the vision we saw some time ago? The one where Serenica and the Watchers sent Kalasmos up to his prison in the well afterwards. Serenica took the Sword of Light back to its rightful resting place in the. Ah, quindi devo riportare la spada lì. So, we were thinking we should do as Serenica did. We know how attached to it you are, but we couldn't help thinking it would be safer with Yggdrasil. So what do you say? Shall we take the Sword of Light back to where it belongs? That's the spirit! Right, we're ready when you are. I'm sure we won't be gone for too long. Why don't you go and say your goodbyes? Eh? Oh mio Dio. Quindi filmato unico questo. Ah no, siamo di nuovo qua. Coming here brings back a lot of memories, doesn't it? At first there was nothing. That's how the books of legend begin. It was the gift of the World Tree. This is where it all began. I think it's time, don't you?
sono due libri però con lo stesso simbolo. Come mai? Kumi. Wakey, wakey, rise and shine. Morning, my darling. It's time to get up. Today's a very important day. Chi era quel ragazzo? Forse l'inizio di Dragon Quest Heroes. C'è nient'altro? Vediamo, caricamento. No, non mi dice più niente. Se vado su continuo, sì, non c'è nient'altro. Definitivamente finito. Beh, con questa schermata direi che si può concludere il viaggio. Ci vediamo al prossimo.